Siamo con Danilo Pagano della Cella. La stagione inizia con una vittoria sofferta, ma comunque vittoria contro il Morangeli. Ora nel prossimo turno con la Sempranese vi giocherete il passaggio del turno. Sì, noi diciamo che avevamo tanta voglia di giocare, 7 mesi fermi per il lockdown, tutta questa incertezza, e riniziare con un derby così col Mura sentito da parte nostra e loro, comunque ci alleniamo insieme, è stato bello. La partita era carica al punto giusto, abbiamo vinto noi, secondo me diciamo che ad occasioni forse abbiamo avuto qualcosina più noi, quindi non il risultato io lo trovo giusto. E questo ci mette nella condizione di andare a giocare la partita con la San Pierdarenese, e ce la giocheremo per passare il turno e vedremo cosa succede. I risultati di oggi hanno messo in mostra che il girone del sabato non ha comunque una pretendente solo al salto di categoria, ma ci può essere un girone in cui tutte le squadre potranno dire la loro. Sì, sicuramente quest'anno forse io trovo il Bargagli, che a nome può essere una squadra diciamo sopra le altre, anche Superba, perché ha tenuto tutti i giocatori dell'anno scorso, ha puntellato. Però secondo me, come sempre, il sabato è un girone dove puoi perdere e vincere con tutti, dove su ogni campo devi andare a battagliare, e l'hai visto oggi, perché comunque sono due squadre queste che fondamentalmente non hanno grandissimi nomi, però comunque danno l'anima. Ti chiedo soltanto un piccolo parere: la notizia che è arrivata che Albenga in finale purtroppo domani non giocheranno per un sospetto a caso di Covid anche a Ponente, cosa ne pensi di questa situazione? Guarda, è una gestione impossibile, nel senso che stiamo facendo i salti mortali per gestire la situazione al campo, ma questa gestione del positivo, delle febbre e di tutto bisognerebbe un attimino rivederla se si vuole giocare. Capisco che c'è questo problema ed è grosso, però cioè, facendo così rischieremo di giocare veramente poche partite e sarebbe un peccato, perché c'è veramente tanta voglia. Permettimi di dedicare la vittoria a Baghino, personaggio che è mancato di recente, ex Cella, veramente un personaggio a cui tanti tengono, e anche a tutti i tifosi che magari oggi non sono potuti essere qua e hanno tanta voglia di vederci. Grazie a tutti. Ciao Danilo, buon in bocca al lupo. Ciao, grazie.